Io sono Benedetta. Io sono Luca. Oggi siamo sposati, ma abbiamo partecipato insieme alla GMG di Colonia nel 2005, quando in realtà eravamo ancora soltanto amici. E c'era stata fatta la proposta di partecipare dal nostro don di quel tempo, Don Federico, e dai nostri educatori. E abbiamo deciso, in realtà, ognuno per sé di partecipare. Io in particolare ricordo che quando mi è stata fatta questa proposta mi è venuto alla mente quando avevo visto in realtà attraverso la televisione le immagini della GMG di Roma, e in quell'occasione avevo pensato che mi sarebbe proprio piaciuto poter partecipare ad un'esperienza del genere. Quindi questo è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a partecipare, anche insieme al fatto che sulla carta, quando ci siamo iscritti, ci sarebbe dovuto essere Giovanni Paolo II, e diciamo che la sua presenza e la possibilità di sentirlo dal vivo era uno degli altri motivi per cui sono stata spinta ad iscrivermi. Poi in realtà abbiamo incontrato Papa Benedetto e così è stato. Io sono partito senza troppa consapevolezza forse di quello che avrei trovato, e anzi avevo anche un po' di timore per il fatto che del nostro gruppo di amici eravamo in pochi a partire. In realtà poi la cosa che mi ha colpito è che arrivati a Colonia abbiamo trovato un mondo di persone, siamo stati accolti da una comunità che era fatta di persone che venivano da tutto il mondo, e quindi questo me lo porto dietro ancora oggi e mi fa sentire meno solo. Sicuramente l'aspetto dell'accoglienza è una delle cose che abbiamo sentito di più, anche proprio nel locale. Ci sono state delle famiglie che ci hanno aperto la porta delle loro case, e nei giorni in cui siamo stati lì ci hanno trattato proprio come se fossimo dei figli, quindi questo aspetto sicuramente è rimasto molto impresso. Una cosa che mi ha sempre colpito nei giorni in cui siamo stati nelle varie città è stato anche il contrasto molto forte che c'era tra i momenti di ritrovo, o anche semplicemente mentre ci si spostava nelle vie delle città, perché era tutto molto vivace, tutto molto colorato, tutto molto pieno di entusiasmo, e questo era poi in netto contrasto con l'intimità molto forte che si riusciva a ricreare nei vari momenti di preghiera che ci sono stati proposti, e non da ultimo quello proprio della veglia con il Papa, dove c'era una marea di gente infinita, ma ciascuno di noi è riuscito a ritagliarsi un momento suo intimo e privato per poter pregare, per poter ascoltare quello che ci è stato proposto. Se devo pensare a un consiglio da dare a chi parte, è di affidarsi alle persone che hanno pensato questa iniziativa per loro e di viverle al 100% senza riserve, perché in ognuna delle cose che gli viene proposta si può trovare qualcosa di buono e di bello che si porteranno a casa con dei bei ricordi e con gioia. Sottoscrivo tutto. Bisogna buttarsi al 100%, anche se magari si parte con un po' di timore, con un po' di preoccupazioni su quello che potrà succedere, ma solo nell'affidarsi si riuscirà poi a portare a casa qualcosa di molto bello.